Sono state settimane devastanti dal punto di vista del numero dei tamponi, perché siamo passati da circa 800-700 che processavamo al mese di ottobre, fino ottobre, inizio novembre, a 2500-3000 al giorno nel mese di dicembre e anche nella settimana scorsa. Ora, molti di questi potevano avere un senso, ma molti erano solo tamponi effettuati per garantirsi delle vacanze o delle cene o dei pranzi con amici e altro, il che non aveva molto senso, perché noi abbiamo sempre ripetuto che il tampone è la fotografia di quel momento. Avere il risultato con questi numeri dopo 2 o 3 giorni non aveva alcun significato, perché uno poteva essersi contagiato nel frattempo. Per cui c'è stato un po' uno psicodramma sui tamponi che vediamo se continuerà nei prossimi giorni, ma credo che ci sarà una diminuzione obiettivamente. Come microbiologi siamo i meno preoccupati di questi fenomeni, perché sono fenomeni insiti nella natura del virus. Più il virus permane in circolazione, più muta, più crea mutazioni all'interno del proprio codice genetico, dell'RNA nel caso del coronavirus. E quindi la Deltacron non è una fusione fra due virus, il Delta, il ceppo Delta, il ceppo Omicron, è che in un Omicron si sono generate delle mutazioni del Delta e viceversa. Per cui è nella storia naturale del virus. Vediamo che in Danimarca oggi si parla della Omicron 2, un ulteriore Omicron con una mutazione in più. Benissimo, ma diciamo che è nella storia, noi non siamo preoccupati di ciò, perché sappiamo che più il virus muta, più nella norma perde capacità patogene, quindi di esprimere una malattia grave, aumenta magari la diffusibilità, quindi che si diffonda più rapidamente, paradossalmente potrebbe essere anche un bene perché porterebbe a quella, tra virgolette, immunità di popolazione per le persone non vaccinate che molti auspicano.